Ripartiamo alla grande con una Calabria che viene super premiata. Abbiamo soltanto nel Vibonese a Tropea e a Vibo due premi, poi a Coringa un altro premio europeo. Diciamo che la Calabria negli ultimi mesi si è fatta valere moltissimo. Tropea come borgo più bello d'Italia. Era da tempo che si sperava che si riuscisse ad arrivare ad un obiettivo di questo genere. Vibo non ci aspettavamo, la città del libro, non ce l'aspettavamo, ma ben venga, perché è stata veramente una soddisfazione anche quella. A Coringa ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo votato sia per Tropea che per Coringa, tutte le prologo dell'Umpli hanno votato e hanno aiutato. Nel momento in cui c'è sempre da dover dare una mano, noi tentiamo di portare avanti quelli che sono i programmi, i progetti e soprattutto il far vedere e mettere in risalto le nostre realtà. Permettetemi di dire che tra l'altro continuiamo a lavorare anche alla grande su tanti altri campi. Oggi darò anche la notizia di Erasmus collegato con le Proloco Umpli Calabria, e questo ci permetterà di far viaggiare i nostri all'estero, in Europa, ma faranno la stessa identica cosa, tanti gruppi scenderanno e rimarranno con noi settimane intere qui sui nostri territori attraverso anche l'ospitalità delle nostre Proloco. Allora è chiaro, non ci si deve fermare, bisogna continuare e soprattutto ripartire nella maniera giusta. E quando si dice ripartire nella maniera giusta significa mettere la Calabria al centro dell'attenzione, ed è quello che noi calabresi vogliamo, mettere al centro dell'attenzione la Calabria, quella buona, quella che deve andare in prima pagina per le cose, per le manifestazioni e tutto ciò che è positivo. Dobbiamo mettere da parte il più delle volte tante notizie che non servono e invece far vedere al mondo intero il vero lavoro dei calabresi, quelli che giorno per giorno tentano di costruire per un domani di questa regione.